È iniziata via Padova Mondo. Il contest organizzato da T12 Lab in collaborazione con Pulsi, Luce e Gas e con il patrocinio del Comune di Milano. Il concorso, aperto agli studenti universitari di arte e design di tutta Italia e con possibilità di iscrizione fino a settembre, ha come finalità la rigenerazione urbana di via Padova. Le tre creazioni vincitrici verranno poi esposte nel tunnel boulevard di via Pantano, che a partire dal 2018 è diventata una vera e propria galleria d'arte urbana della street art milanese. La giuria valuterà quindi le opere in concorso, adottando, oltre a criteri prettamente artistici, anche un'ottica multiculturale con particolare attenzione agli ideali di inclusione e condivisione. I tre vincitori vedranno le proprie opere esposte in tre momenti diversi, appunto nell'arco di tempo che va poi da ottobre 2022 fino a settembre 2023. E proprio su questo tema abbiamo in apertura proprio di TG il collegamento con Elisabetta Bianchessi, presidente dell'associazione T12 Lab, che ci spiegherà appunto più nel dettaglio l'iniziativa e tutto quello che sta appunto succedendo in quel di via Pontano e via Padova. Buonasera Elisabetta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, dicevamo, come è iniziato questo Via Padova Mondo? Come funziona? Cosa consiste? Cosa possono fare coloro che ci seguono per anche magari partecipare? Certo, allora, innanzitutto è una bellissima storia di partecipazione della cittadinanza, perché abbiamo iniziato nel 2019 vincendo un primo bando del Comune di Milano che si chiamava Piazze Aperte, dove abbiamo fatto questa proposta assolutamente visionaria, ce lo possiamo anche dire con molto orgoglio, che è stata quella di lanciare l'idea di recuperare i 5 tunnel ferroviari che si trovano appunto tra via Monza e via Padova, lungo la linea di via Pontano, quindi lungo la linea del sedime ferroviario, e questi 5 tunnel ferroviari erano in gran parte assolutamente degradati, quindi tagliavano in due quartieri. Quello che noi abbiamo pensato, proprio con l'appoggio dei cittadini, che è molto forte, perché io in realtà rappresento 20 associazioni, cooperative, appunto gruppi di cittadini informali, parrocchie, gente diciamo unite sostanzialmente dall'idea di voler rigenerare questi luoghi che per noi sono non sono bellissimi, ma potenzialmente uno spazio pubblico di grande interesse. E quindi tra le tante attività che stiamo proponendo proprio per rigenerare questo luogo, ce n'è una che ci sta molto a cuore e che appunto si chiama Via Padova Mondo, che è questo contest, no? Questa idea che abbiamo avuto e abbiamo proposto innanzitutto al Comune di Milano, quindi l'Ufficio d'Arte Pubblica che ci ha seguito moltissimo, e poi attraverso, ovviamente, e dobbiamo ringraziarlo anche attraverso lo sponsor Pulse, Luce Gas, che ci ha dato l'occasione sostanzialmente di creare realmente questo contest. Di cosa si tratta? Si tratta di andare a sostituire sostanzialmente quelle orrendi manifesti pubblicitari enormi che campeggiano sul tunnel di via Padova, e tanto per darvi un'idea fisica parliamo di 15 metri di lunghezza e 2 metri di altezza, attraverso che cosa? Attraverso delle grandi opere di street art e soprattutto di arti visive. Ecco, non è un caso che proprio lì però venga fatto, perché già adesso lì è uno di quei luoghi storici quasi ormai, diciamo, della street art milanese, giusto? Assolutamente, via Pontano è un luogo storico importantissimo dove le migliori crew, come si dice in gergo, i migliori gruppi hanno già lavorato, esposto e continuano a lavorare, perché la cosa straordinaria è che è da 30 anni che le mura, diciamo, di... Insomma, è un po' come dire che si vince una sorta di esposizione al Guggenheim, no? Al Guggenheim della street art, quasi verrebbe da dire. Cioè, i vincitori avranno la possibilità di veramente esporre in un luogo appunto come fosse il Guggenheim della street art, quasi. Sì, sì, assolutamente. È importantissimo per la via, per il Comune di Milano, ma anche per questo tipo di, diciamo, di arte a livello nazionale. Noi abbiamo persone che arrivano da tutta Italia per vedere queste opere. Oggi è partita, diciamo, la call to act, appunto la call to action. No. Quale sarà l'iter? Come funziona? Allora, innanzitutto ci tengo subito a dirlo, è aperto a tutti gli studenti a livello nazionale di architettura,
di design e di arti visive, quindi parliamo Politecnico, parliamo di Accademia di Belle Arti, parliamo anche di istituti di design e di istituti di comunicazione d'arte visiva. Quindi è veramente molto aperto, perché vogliamo, come dire, essere accoglienti come lo è la Via Padova, perché pensiamo che le buone idee possano arrivare da studenti brillanti indipendentemente dalla disciplina. Ovviamente studenti creativi, studenti interessati a questo tipo di opere. È aperta e in tutte le informazioni di base lo potete trovare sulla nostra pagina web di riferimento, che è tunnelboulevard.org. Abbiamo già caricato il contest, quindi vengono trovati tutti i materiali e il bando stesso per partecipare, che comunque si chiude, questo è molto importante, l'11 di settembre. Quindi proposte progettuali devono essere presentate entro quella data. Poi la giuria si riunirà, una giuria estremamente qualificata, dove c'è appunto l'Ufficio d'Arte Pubblica del Comune di Milano. Io ero rappresentata in questo gruppo, diciamo, molto coeso di associazioni che ha proposto il progetto, professionisti bravissimi proprio sui temi dell'arte visiva e dell'arte pubblica, e anche ovviamente una rappresentanza di Pulse, che è l'ente che ci ha permesso, l'azienda che ci ha permesso di realizzare quest'opera, perché ovviamente quest'opera è garantita dal fatto che noi affittiamo sostanzialmente per un anno e mezzo questo enorme pannello pubblicitario e togliamo, come dire, le affissioni degli immobiliaristi per qualcosa di bello. Chiarissimo, insomma, c'è anche tanto di politico, quasi verrebbe da dire, un atto ben forte anche per rivalutare una zona che infatti non debba solo essere muri d'affissioni, ma anzi muri di espressione. Quindi complimenti davvero a T12 Lab e a tutta la cordata che dicevi poco fa tu, Elisabetta, e anche appunto grazie a questo punto anche a Pulse. Grazie davvero Elisabetta, tienici aggiornato su quello che poi sarà lo svolgimento, no? Perché poi ottobre, poi insomma, giusto? A ottobre ci risentiamo per farvi vedere in diretta i vincitori, ecco. Perfetto, allora grazie mille davvero a Elisabetta Bianchessi, presidente di associazione T12 Lab, grazie mille, e andate appunto in via Pontano a vedere queste opere a cielo aperto che ci sono, e preparatevi poi per quello che verrà grazie a Tunnel Boulevard. Grazie mille.